Buongiorno ragazzi, ragazze, insomma, benvenuti a questo nuovo video. Aspettate, non importa la musica, ok? Oggi è sabato 22 dicembre, poi mancano 2 giorni a Natale. Ragazzi, come passa il tempo, io sono senza parole. Sono le 11:30 del mattino. Io devo andare solo un attimo qua in paese, ma sto prendendo la macchina perché, nella speranza di fare in fretta, anche se so già che troverò un casino, a parte che devo entrare solo dal smog, però troverò di sicuro un casino della Madonna. E ho detto no, prendo la macchina, non ce la faccio più, anche perché mi sento stanchissima, anche se comunque ho dormito, sono andata a dormire massimo alla mezzanotte e mezzaluna, mi sono svegliata tardi, oggi mi sono svegliata che erano le 9. Mi sento stanca, ieri è stata una giornata che praticamente sembrerebbe che non ho fatto niente, però è stata molto intensa perché non so se riesco a parcheggiarmi qua, andrebbe avanti, non so se trovo spazio. È stata una giornata molto intensa, nel senso che al mattino ho portato Diana a scuola. Poi sono stata in banca a risolvere dei problemi perché così mi sono tolto il pensiero. Poi sono arrivata a casa, mia mamma è andata a fare la spesa e io mi sono occupata del cestino di Natale da portare alla festa di Diana e Ginevra. Sì, Diana e Ginevra, di Diana, insomma, dell'asilo. E poi è arrivata mia mamma con la spesa, abbiamo messo a posto, sono andata a prendere Diana all'asilo. Poi Diana è andata via con mia mamma, che sono andati al lavoro da lei. E io ho passato il pomeriggio, ragazzi, dalle 2 fino alle 5:30, quasi 6, solo a incartare pacchettini. Stavo morendo, io non voglio più vedere niente roba da impacchettare, non mi interessa più niente. Se c'è qualche regalo spacchettato che devo dare, glielo do così e basta. E ci vediamo dopo. Allora, tornata a casa, qua stiamo guardando il gobo di Notre Dame, qui c'è Diana che sta mangiando con le mani, ho messo sulla pasta, mamma è di là con Ginevra che sta cercando di farla addormentare perché non c'è un po' più di mal di pancia. E niente, facciamo adesso la pappa, poi dopo spero che Diana stia buona e Ginevra si addormenti. E ho iniziato a dare una mano a mamma a preparare le cose per Natale da mangiare, facciamo cose tipiche rumene. E niente, adesso vado a mangiare, sono molto fame perché oggi non ho fatto colazione. E quindi niente, buon appetito, io mangerò. Sono gli gnocchi, quelli grandi della Lidl, aspetta un po'. Questi qua, gnocchi ripieni con speck e brie. L'ho già mangiato una volta, mi sono piaciuti, allora li ho ricomprati. Li ho fatti con un pochino di formaggio, un po' di panna, un po' di pepe sopra. E niente, buon appetito. Allora, Maria, ma che fai? Ma prima dobbiamo cambiare le lenzuola, poi mettiamo la coperta. Ma aspetta, guardate qua chi c'è. Tovina, Tovina mia. Devo cambiare assolutamente le lenzuola. Noi abbiamo mangiato, sarà il pomeriggio, mamma è andata a riposarsi perché avevo mal di testa. Io ho iniziato già a tagliare metà della roba per l'insalata russa, perché noi nelle feste, non so, Natale, Pasqua, facciamo sempre l'insalata russa, però la facciamo noi. Non ci piace quella già fatta, come anche la maionese, la facciamo noi. Sto cercando. Ah, le lenzuola. E devo mettere Diana a fare la nanna. Ginevra ha dormito e si è svegliata adesso, ma secondo me se gli do un po' di latte si riaddormenta pure lei, perché stamattina è stata un pochino agitata, aveva un pochino di mal di pancia, ha fatto un po' di storia. Adesso mi metto l'opera a cambio con le lenzuola. Ho perso 10 minuti buoni a litigare con la connessione internet perché non so perché, ma a un certo punto se n'era andata, non funzionava. Dico, ma che strano, non è mai successo, cioè la bolletta è stata pagata, anzi addirittura questo mese per errore mio l'ho pagata 2 volte, infatti quella che mi deve arrivare il prossimo mese l'importo deve essere 0 perché l'ho pagato 2 volte, sennò devo chiamare, fare, ma penso che
se ne sono resi conto anche loro. E niente, io adesso cambio le mie belle lenzuola, poi le metto nel letto. E sinceramente penso di, se riesco, mi devo dare una aggiustata alle unghie, le devo accorciare, sono troppo lunghe, mi dà un fastidio. Mi do una mossa che sento Ginevra che sta già borbottando. Noi ci aggiorniamo dopo. Dimmi, cosa c'è? Cosa c'è? Cosa? Topolino, cosa c'è? Dillo a mamma, cosa c'è? Cosa c'è? Davvero? Che bella che sei! Sei bellissima! Davvero? Ma la mamma ti ama un sacco. Che tu ami la tua mamma, mi vuoi bene? Mamma te ne vuole tanto, 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 tanto bene. Sì. E poi sei bellissima. La mia bimba bella sei. Certo, la mia bimba speciale. Sì. Ti amo tantissimissimissimo. Anche tu? Anche tu mi ami? Ah, ma io lo so, ma io ti amo di più. Io ti amo di più. Certo, mamma ti ama tanto, tanto, tanto. Che guardi il telefono? Guarda la mamma invece. Guarda la mamma. Oh, che vogliamo sputacchiamo. Ti ho messo tutto il latte. Mannaggia, bravo, pulisci la bocca. Sei bravissima, mamma. Lui sa, mannaggia, sto problema che abbiamo noi che torna tutto su. Vero? Ma sì, ma la mamma lo sa. Dai, che è ancora un paio di mesi, poi iniziamo a fare la pappa solita e dovrebbe passare questo problema. Si spera, sì, mommy, sì. Qualcuno la tossisce? Stai bevendo il latte tu? Mi hai fatto scendere per scaldarti il latte, ma manco te lo bevi? Ah, ecco. E tu? Tenta non sporcarti col latte, Diana. Tiralo su, mamma, se no ti bagni tutta. Cucù. Ma come siamo serie? Siamo diventate serissime. Topolina. Topolina bella. Buongiorno. Aspettate, eh. Buongiorno da me, oggi sempre più scarmigliata. Oggi è domenica 24 dicembre, perciò io colgo l'occasione e vi faccio i miei più sentiti auguri a tutti i ragazzi, buone feste. E sono le 9:30 del mattino più o meno, forse un pochino più tardi. Adesso devo fare il letto, mi devo preparare e devo andare a prendere il pane che avevo prenotato ieri. Poi naturalmente avevo in programma di tornare a casa, farmi le cose con calma, farmi una bella doccia. Ma invece il mio piano è sfumato perché Marco lavora fino alle 2 oggi. Mi ha chiamato se dovevo scendere giù a Chivasso perché lui ha dimenticato di prendere un pensierino per la socia con cui lavora e per una dipendente. Ha dimenticato. Pertanto devo andare giù io. E niente, quindi la mia doccia salterà di pomeriggio. E anche quest'anno non me la sono, non mi sono salvata dalla corsa regalo dell'ultimo minuto, anche se insomma, non,
Non era praticamente previsto, insomma, io non ci ho pensato. Se ci avessi pensato l'avrei preso l'ultima volta che sono andata tipo a fare la spesa. Tanto prendo un cofanetto con tipo delle creme, qualcosa del genere. Niente di che. Adesso io mi metto qua a fare i letti. Tanto abbiamo già fatto colazione, sia io che le bimbe. Ginevra si è già riaddormentata, qua è un mezzo caos come sempre. Ma volevo venire qua perché c'era un pochino di più di luce. Niente, ieri poi non ho più registrato niente, ma semplicemente perché non ho fatto niente di che. Ma sono stata con le bimbe, ho aiutato mamma a preparare un pochino da mangiare, quindi vedere me che taglio carote, patate, cetrioli non era nulla di eclatante, nulla di emozionante. E niente, adesso mi do una mossa perché sennò so già che faccio super 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 tardi. Noi ci vediamo dopo. Poi da lì direttamente sono andata a Chivasso, mi sono fermata al Carrefour e ho preso due cofanetti regalo, uno per la socia di Marco e un altro invece l'ho preso per la cugina di Marco, scusate, mi sto perdendo, ormai c'è una fame, non ci vedo più dalla fame. Niente, poi mi sono fermata, c'è un negozio di cinesi praticamente che prendo fuori al Carrefour e ho preso due cornici di quelli che si aprono a portafoglio, tipo a libro, forse si dice così, in modo da poter mettere due foto e quindi ho fatto un salto anche dal fotografo che lì ho dovuto aspettare quasi una decina di minuti per stampare queste due foto. Sì, ho preso una cornice per i miei e una cornice per la mamma di Marco. E poi cosa ho fatto? Ah, sono passata al gigante perché dovevo prendere un po' da ragazzi al casino. Mia mamma oggi mi fa, ma certo non abbiamo solo un panettone, non lo mangia nessuno perché non ci piace, ma noi non abbiamo manco un pan d'oro, niente. E quindi niente, sono fatto un salto, ho perso anche lì 20 minuti al gigante tra andare e tornare per prendere questo maledetto pan d'oro. Sono passata da Marco a lasciare il sacchettino con il regalo. Alla fine non ho preso niente di che, ho preso semplicemente una confezione regalo di quelli di acqua alle rose, che contiene appunto un'acqua alle rose e una crema anti-rughe. Non so, insomma, quello c'era, non c'era tantissima scelta. Quindi ho preso quella roba. E per invece la cugina di Marco gli ho preso un altro, sembra un cofanetto così regalo della Provenzali con un olio alle mandorle dolci uno spray di quello lì di acqua profumato, mi sembra però che è la profumazione di magnolia, non è il classico. Se ho scelto bene perché ce n'erano tre, se mi ricordo bene quello che ho scelto dovrebbe essere il profumo di magnolia. E per il resto basta. Ah, ho comprato una cosa al Carrefour e adesso se becco il semaforo rosso ve lo faccio vedere un attimino. Vediamo. Che a parte che l'ho pagato una fucilata, cioè io poi me ne sono resa conto dopo nello scontrino perché sinceramente col cavolo che gliel'ho preso, però vabbè. Adesso siamo fuori verde, col cavolo. E
metodo più divertente per togliere pannoline giocando, baby girl. Ed è questa cosa qua. Non so se voi la conoscete, ci conoscete. Dietro c'è scritto scopri il metodo B e Play e verifica l'efficacia. Gli adesivi di PPU, con simpatici disegni che cambiano colore con la pipì, aiuteranno il tuo bambino a togliere il pannolino in modo facile e divertente. Casa qua, non so che cacchio c'è dentro, poi lo scoprirò. Costa la bellezza di 9,90 euro, cioè 10 euro per questo coso. Solo che ormai siamo arrivati al punto che Diana è ora di togliere il pannolino, perché ormai è 2 anni e 4 mesi. E abbiamo già iniziato l'asilo, che per 1 ora al giorno gli mettono le mutandine, ma hanno provato solo 2 giorni, poi hanno detto riniziamo da gennaio, perché è inutile iniziare adesso a fine dicembre. Poi ci sono le vacanze a casa, non si sa se io sempre ho il tempo di farlo alla stessa ora, insomma. Però niente, ho preso sta cosa qua perché poi leggerò bene di cosa si tratta. Spero che funzioni, spero che sia utile a qualcosa. Sennò ho buttato 10 euro per niente, voi ballate sempre di più. No, i ciclisti, no, la vigilia di Natale, i ciclisti, no. Non li investo. Ma quanti siete? Madonna. Comunque stavo dicendo, c'è un casino. Allora, se andate per la strada, tipo a Chivasso, incontrate 2 o 3 macchine. Perché? Perché sono tutti nei supermercati. La gente è fuori di testa. Non lo so, ste feste veramente. Io ho anche tipo delle mangiate, ste abbuffate, madonna. E poi mi abbuffo a cena, ho pranzo. Poi non mangio più per il resto della giornata. Cioè, per 2 giorni poi non mangio più niente, perché sto male. Cioè, io sono dell'idea che sì, è vero, è festa, bisogna magari mangi un pochino di più, ma magari mangi qualcosa di più buono, qualcosa di più particolare che non mangi tutti i giorni. Però non è che mangio il triplo, il quadruplo, il mio stomaco è sempre quello, cioè se io mangio il doppio del normale, ma poi sto male, cioè perché? Comunque no, invece vedi sti nonni, a parte le nonne, perché si sa che poi magari il pranzo, la di Natale, si fa dai nonni, insomma si riunisce tutta la famiglia. Ho visto al Carrefour, ragazzi, c'è vecchiette. A parte che questi carrelli del Carrefour sono altissimi, quindi le nonnine sono basse, le vedi solo giusto per il ciuffo di capelli, per la permanente che hanno. Ma con delle montagne di cibo, montagne di roba. Madonna. Poi ci sono gli uomini, ho contratto un sacco di uomini che naturalmente vengono mandati in spedizioni dalle mogli, compagni, fidanzate, insomma, e via dicendo. Vengono mandati all'ultimo minuto in spedizione a comprare magari quel pensiero che manca, quella cosa lì che manca, e noi invece donne siamo magari a casa già a cucinare, a pulire, a fare. Ma voi non sapete quanti ne ho visti con le braccia stracariche di roba, perché magari i poverini dovevano comprare una cosa, invece poi ne ho visti tanti al telefono che dice che si lamentavano, ma mi hai detto che mancava solo una cosa, adesso devono andare a prendere il carrello. Un casino, ragazzi, noi diventiamo pazze secondo me. Infatti, meno male che il Natale è una volta all'anno, perché se no qua. Non lo so, da piccolina che non avevo le responsabilità, che non dovevo fare i regali io per gli altri, andava bene perché era tutto per me, non dovevo preparare niente. Adesso che invece sono passata dalla parte di da figlia, sono diventata mamma, moglie quasi, fidanzata, fidanzata, sono passata dalla parte di fidanzata. Le odio. Sto diventando come il Grinch, tra un po' mi vedrete diventare verde. Odio il Natale perché è uno stress assurdo. Vi giuro, lo faccio soltanto per le bambine, perché se no io mi rifiuterei. Ragazzi, sono arrivata a casa. Ci vediamo. Ma cos'è? La fregatura? Ma pensa te. Ma io ho letto qua, scrivi 4 confezioni. Mamma, hai un pulire la fede? Sì, infatti qua non buttare la scatola, se ci serve. Quale, questa? Sì, tutte e due, sì, no, anche quello, non buttare niente. L'apriamo? Hai sentito, non buttare neanche quella. No, lo ritiro lo stesso. Sì, ritiralo, ritiralo. Ma questo è per i tuoi vestiti? Quello sì, va bene, non lo so, aspetta. No, ha preso più o meno.
Apri tu? Ma per un cazzo. È il solito panettone, amore. Dai, tira fuori. Vediamo un po'. Aspetta. Oh, quest'anno è rosso, l'anno scorso era blu. Via. Via, ci serve. Poi? Vediamo un po' cosa abbiamo qua. Che cos'è quello? Quello che non ho finito la settimana scorsa, dell'anno scorso. No, oh, non rompere così. Vabbè, la torta alle nocciole, amore, questa è buona. Mamma. Andiamo, le caramelle. No. Come no? Brutto. Brutto. È brutto, amore. Queste sono buone, guarda i biscotti. No, io. No, le vuole, anche i biscotti. Una bottiglia, la vuoi? Prosecco. Valdobbiadene. Biadene. No, no, amore, questa è una bottiglia, ci manca solo che la rompi, siamo a posto. Poi? È un panettone, sì, un plum cake. No. No, neanche questo. Frutta candita, dimmi. Questa frutta finta. No. Finta? Il marzapane. Questi piacciono a nonna, questi dagli a nonna, sui toroncini. Che nonna? Grazie, Diana, grazie. Mamma. Ah, quelli ti piacciono, quelli sono per te? I cioccolatini? Sì. Ok. No. No? No, io sì. Oh, il cioccolato del Piemonte. Crema di nocciola. No, crema al gianduia da spalmare. Ma, crema di grassi aggiunti. È per me? Grazie, amore mio. Gianduiotti. Mamma. Poi? I cri-cri. Buoni i cri-cri? Sì. Sì, meno male. Sì. Questo è buono. È una cosa buona, l'hanno mandata quest'anno. Sì. Sono i peperoncini quelli ripieni. Peperoncini farciti piemontesi. Mamma. Un olio extravergine d'oliva. Mamma. Ingredienti, peperoncini piemontesi, olio extravergine d'oliva, olive, acciughe, aceto di vino e sale. Dimmi, amore. E il panettone? No. No. Cacca. I cri cri, non cacca. Cri cri, amore, cri cri. Come dice Diana cri cri? Io te lo apro? Cosa c'è lì? Cos'è quello? La tigre! No, ma devi vedere come fa! Ma tu che vuoi? Ma tu che vuoi? Ma che vuoi? Che bella, mamma! Che bella! Che bella che è! Ma devi dare un bacione a una nonna, perché è nonna che te l'ha comprato quello, sai? Lo dai. Glielo dai un bacio a nonna, Diana. Oh. Ma tu daglielo tu. Max, sempre in mezzo alle palle. Mamma mia, sei come sta? Ma che vuoi? Ma che vuoi? Via, Max. Oh, wow, amore, ma è bellissimo! Ho visto! Ma cosa c'è? Sì, occhio a Max! Via! Via! Amore il cane. Vai. Madonna Max. Max avrà preso qualcosa. C'è un pezzo di cartone. Vale. Yeah. Scappare, non torna in Africa. Che vuoi? Ma che vuoi?